E allora, non poteva che esserci lei dietro questo format originalissimo che parte proprio da questa idea, da questo concetto, da questo modo di chiamare Club 27, più o meno inserito e nato nel 1994. Francesca Mercuri, presidente Avanzi di Balera, grazie Franci. Buongiorno per a tutti, qui. Grazie Cri. No, vabbè. Sì. Sei bellissima, poi io sto guardando le tue scarpe, adesso non so se riusciremo a farle vedere. Sono invidiosissima. Sì, si vede, guarda. No, sono felice perché, insomma, arrivando la bella stagione possiamo iniziare a sfoggiare i sandali, perché i piedi erano sempre chiusi, no, d'inverno. Vero, poi stivali bellissimi, ok, ma i sandali... No, insomma, il sandalo, esatto. Possiamo usare. Possiamo usare, e so che sono quelli che tu usi per fare trekking. Sì, no, questi sono quelli comodi, perché stamattina avevo fatto la spesa, andato a fare una visita, cioè questi sono quelli proprio per correre. Fantastica, quando sono indapparato. Senti, sandali meravigliosi a parte, Club 27, dicevamo, tu hai avuto questa bellissima idea, come sempre devo dire molto originale, che tu firmi, perché insomma ti abbiamo visto in eventi non solo belli professionalmente, posso dire anche originali, quella creatività che ti distingue. Da cosa nasce questa idea? Poi racconteremo e diremo anche quando è che andrà in scena. Guarda, io ti ringrazio tanto perché per me, insomma, è un complimento, nel senso che l'originalità la ritengo fondamentale ormai in una situazione musicale e artistica in cui si è già visto e fatto e suonato e sentito di tutto. E per cui ti ringrazio per questo complimento. Verità. Noi come Avanzi di Balera Modenesi cerchiamo sempre di fare delle cose un po' diverse, unendo il racconto, quindi anche la storia, e per attirare la curiosità anche del pubblico alla musica. L'idea del Club 27 mi è venuta perché facendo delle ricerche per il mio libro, in cui ho raccontato storie del rock e comunque della musica, questi sette personaggi clamorosi e scomparsi proprio al culmine della loro fama, e hanno scritto le più belle pagine della storia del rock e della musica e sono morti tutti a 27 anni. Allora, questo non è una cosa lugubre, nel senso che parliamo di morte, di morti, però sono accomunati da questa, certo, da questa fine prematura, e tutti a 27 anni. E sono andata a studiarmi un po' le loro vite. E ho scoperto che non solo sono uniti dai 27 anni, ma ci sono dei misteri. Dei misteri. So che c'è anche un po' una sorta di beh, alcuni, fra l'altro, insomma, nelle loro canzoni tiravano, insomma, diciamo così, mettevano in evidenza, ahimè, io dico, anche la figura del diavolo, si parla anche di patti col diavolo, insomma, c'è veramente tutto un mondo, poi magari forse sì. È soltanto un po' raccontato. In realtà, guarda, quella del patto col diavolo è Robert Johnson, che fu Robert questo Johnson, bluesman degli anni 30, che ha aperto la strada a tutti. In realtà lui amava far credere questa cosa, perché è una leggenda, perché lui sparì per un anno, e era una schiappa completa a suonare, sparì per un anno e tornò dotato di un talento chitarristico immenso. Ah. E lui... E questo ecco, quello che è passato prima, secondo me. Quello, esatto. Robert Johnson, Robert il bluesman, Johnson, sì, esatto. Il bluesman di colore. E lui, a lui piaceva raccontare un po' questa storia che avesse fatto a questo famoso incrocio, questo crossroads, da cui insomma ci sono libri e film su di lui, un patto col diavolo, che in realtà... Insomma, allora poi tu sai, il profondo su delle superstizioni era... Certo. Quindi da questo mistero, perché capiamo come mai lui... Cioè, cosa è successo in questo anno in cui lui è però sparito? Però migliorò davvero, però migliorò, cioè divenne sì, veramente sì, bravo. Sì, 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 quindi... ma infatti poi insomma racconteremo, cioè, che lui è stato... Avrà fatto un corso, una scuola, avrà studiato in dad. No, aveva avuto un maestro, anche lui molto misterioso. Quindi raccontiamo questi misteri, quindi non è nulla di satanico, di strano, ma raccontiamo questi misteri, persone che sono morte però il giorno prima non sembravano tutt'altro intenzionate a suicidarsi, per cui perché, ecco, è vero, magari sono sparite senza lasciare traccia, insomma, certo, cerchiamo di raccontare queste cose. Tra l'altro, non so se sono tutti, ma hanno in comune anche la lettera J. Molti, cioè, sì. Alcuni, sì, sì, perché Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. E poi nel cognome anche Robert, sì, Johnson e Brian, esatto, Johnson, sì. Inserito ovviamente anche Amy Winehouse, che è la lei, più recente. Ovviamente, che è la più recente, esatto. Diciamo, sì, perché proprio di questo Club 27 se ne parla intorno più o meno già dal 1994, di questa realtà, ecco, di questi strani
di queste strane coincidenze. Sì, perché dalla morte di Kurt Cobain, ma anche lui in circostanze misteriose, 27 anni, quindi sono andati insomma un pochino indietro nel tempo e hanno, e tutte queste rockstar hanno in comune questa cosa. Questa è un po' la scusa, diciamo, è il trait d'union fra di loro per far sentire, diciamo, la verità della bellissima musica, perché insomma questi sette personaggi hanno scritto veramente delle pagine importantissime. Pensiamo ai Doors, pensiamo anche a Janis, pensiamo anche solo a Kurt Cobain con i Nirvana, che ha fatto una rivoluzione negli anni 90, il grunge rivoluzionò la musica, per cui questo fil rouge che li lega è un po' una scusa, tra virgolette, certo, per farli... Per ascoltare e far parlare giustamente la loro musica. La loro musica, sì. Tutto questo ovviamente sarà poi realizzato un evento, come vedevamo poi un pochino prima nella clip, un evento che sta per arrivare più o meno, insomma, perché siamo a fine aprile, no? Sì, possiamo già dare l'anticipazione? Assolutamente, ecco, il Club infatti. 27 debutterà al Teatro De André di Casalgrande il venerdì 29 aprile. Quindi faremo il debutto in questo teatro che ci ha già ospitato tante volte per le nostre anteprime, col Divina anche ci hanno ospitato, quindi torniamo per noi è un po' un tornare a casa, è un bellissimo teatro e veramente siamo molto, molto emozionati, perché anche per noi sono brani impegnativi, ci siamo resi conto. Adesso io insomma seguo le prove, poi dopo diciamo anche chi sono i protagonisti, certo, artistici sul palco. Ci siamo resi conto che sono brani belli, ma sono anche brani molto impegnativi e anche proprio sembrano, magari parlando del Club 27, ma cos'è? Cose invece non sono cose all'acqua di rose, sono brani molto, molto belli. Quindi, e poi la scelta anche dei brani come è avvenuta? Perché ovviamente ogni cantante che viene appunto citato, questo appunto del Club 27, ne ha un ricco repertorio, quindi com'è stata un po' la scelta? Guarda, la scelta dei brani questa volta è stata dettata da vari fattori. Intanto ho voluto inserire qualche chicca, soprattutto nella parte di Jimi Hendrix, che tutti fanno ascoltare solitamente i brani più famosi. Ne abbiamo inserito, però adesso non voglio spoilerare troppo sulla scaletta. E poi abbiamo scelto comunque anche, diciamo, un colpo al cerchio, un colpo alla botta, anche brani conosciuti da tutti. Per quanto riguarda i Rolling Stones, abbiamo dovuto scegliere ovviamente brani dell'epoca di Brian Jones perché lui a un certo punto ha lasciato i Rolling Stones, poi insomma sappiamo la fine che ha fatto, e quindi i primi abbiamo scelto nei primi album perché insomma c'era ancora lui, e insomma è tutta una sorpresa. Qui quindi... si passa dal bluesman degli anni 30 e Amy Winehouse, che è comunque degli anni 2000, esatto. Così, insomma, ci piace un po' giocare, a me piace un po' giocare. Panorama musicale vasto, vario, con questo aspetto in comune, vari aspetti in comune, perché poi comunque dietro, oltre all'età anagrafica della morte, ci sono, possiamo dire, vite sregolate, vite difficili. Vite sregolate, vite difficili, e però insomma quando tu ci pensi, tutte le rockstar hanno avuto un passato di questo genere. Ovviamente a questi sette ragazzi è andata male, se vuoi, ma insomma tanti altri hanno avuto delle vite tipiche di quei tempi, come insomma adesso magari stanno tutti un pochino più attenti, e invece allora non è che stessero tanto a pensare a, diciamo, a fare una vita sana, anche perché l'emblema della rockstar era un po' insomma lasciarsi andare, e quindi niente, noi racconteremo le loro vite, ma più che altro racconteremo anche la loro opera e la loro storia, e i misteri, lanceremo anche un po' dei perché. Ti faccio un esempio: perché Jim Morrison qualche giorno prima disse, qualche mese prima disse ai suoi compagni di band, ma guarda, sto guardando un opuscolo di un'isola delle Maldive, mi piacerebbe tanto sparire, sono stanco del show business, mi piacerebbe tanto sparire e non tornare più. E la buttò così. Questo lo raccontarono dopo. Infatti c'è la famosa leggenda che Jim Morrison in realtà non è morto, ma adesso ormai forse sì, perché cosa avrà, 80 anni, però non morì in quel giorno lì, scappò per andare. Insomma, ci sono tutte queste... E noi racconteremo i misteri, ma proprio faremo anche, metteremo dei dubbi alle persone. Quindi potrebbe essere vivo, comunque essere stato vivo fino a chissà, poco tempo fa.
Oh, se magari ci sta seguendo, che si faccia vivere. Ciao Jim, ragazzo, ti salutiamo, vieni a fare una conversata sul palco. Sarà un po' in età, però insomma sì, avranno 80 anni più o meno, 82. No, tra l'altro anche Janis Joplin, dico bene, leggevo che insomma anche lì la causa della morte, triste, mi dispiace anche doverlo dire perché insomma questa stanza, no, d'albergo, tirò fuori questo kit. Sì, tra l'altro c'è una cosa che lega queste morti, che pare che sì, anche perché possiamo raccontare liberamente di queste cose, nel senso che tutti sanno come sono morti. No, dico, dispiace perché alla fine questi grandi personaggi, questi grandi, grandi professionisti, posso dire, io forse lo dico un po' da moralista, ma non è per fare buttarsi via così, sì, buttarsi proprio però via così, perché comunque la vita adesso, anche se poi però vedremo se l'essere morti, no, a 27 anni li sta mantenendo divi, sì, perché se adesso diciamo che li ha consacrati 95 anni, sì, sì, centenari, e magari poveretti insomma in difficoltà, forse sarebbero persi. Ma infatti qui ti chiedi sempre cosa avrebbero fatto, sarebbero ancora all'apice della loro carriera, scriverebbero ancora pezzi così importanti come magari possono essere i Pink Floyd o insomma quelle persone, esatto, che hanno più o meno la stessa età, o sarebbero stati dimenticati? In questo caso non li dimenticherà mai nessuno, certo, perché certo, sono entrati veramente nell'Olimpo delle star. E quindi metteremo anche un po' di curiosità. Saranno poi interventi brevissimi, perché ovviamente daremo molto spazio alla musica. Però diciamo che la linea di collegamento del mistero e delle leggende è quello un po' che lega Questi personaggi, quindi vedremo. Io l'altro giorno facevo le prove, perché io vado molto, hai visto anche nel Divina, vado anche molto, insomma, un tanto al braccio quando racconto, non ho un copione, racconto una storia, non leggo, però leggerò, questo lo possiamo dire, facciamo un po' di spoiler, leggerò La lettera d'addio di Kurt Cobain. Avete la lettera d'addio? Sì, che in realtà non sembra una lettera d'addio, perché il finale sembra una lettera d'addio, ma è stata aggiunta, sembra una calligrafia un po' diversa, quindi chissà se lui veramente... E leggendo questa lettera mi sono emozionata, perché lui veramente diceva sono stanco dello show business, sono stanco di questi ritmi, non ce la faccio più, veramente vorrei ritirarmi, perché vorrei fare una vita un po' diversa, ormai non ho più la voglia di salire sul palco, il pubblico non mi trasmette più nulla, e quindi queste esistenze erano veramente sofferenti, e mi sono veramente emozionata a leggere questa lettera, e la leggeremo, è breve, non è che, quindi questa forse sarà la parte un pochino più lunga, quindi veramente c'è tanta roba. Tanta roba dentro, tante emozioni, raccontate, sì, con voce narrante proprio, e magari appunto anche un po' come dicevi, quel mistero lanciato su determinate storie. Fra l'altro, insomma, sì, pensavo, ecco, queste vite forse probabilmente più grandi di loro, anche poi anche in qualche modo un implode, no? Cioè questa implosione. Poi pensavo anche ad altri personaggi che non c'entrano con il Club 27, però anche una Marilyn Monroe, per esempio, lo stesso Elvis Presley, sono stati schiacciati dalla fama. Schiacciati da loro stessi, probabilmente dalla fama e da loro stessi. Quindi alla fine, se vuoi, c'è anche una serie di lati positivi da vedere, una serie di insegnamenti tra virgolette. Insegnamenti, perché sì, poi insomma anche la loro vita, la loro tragica fine, comunque ci dà degli spunti anche per riflettere su tante cose. Quindi... Senti, i ragazzi sono pronti, il cast è meraviglioso. Carichissimi. Sono carichissimi. Il cast lo ricordiamo. Allora, ecco, partiamo dalle voci. Alla voce maschile Matteo Zironi, alla voce femminile Sabrina Soggiu. E la band sono assolutamente una certezza, perché sono i ragazzi del Divina, quindi io li parto in rigoroso ordine alfabetico: Daniele Bagni al basso, Cesare Barbi alla batteria, Nick Messori alle chitarre, Alfonso De Prisco alle tastiere. Sì, non gli ho detto in ordine alfabetico. No, ma sono perfetti, no, io stavo guardando sei per... No, al posto di Prisca le tastiere, Nick Messori alla chitarra. Cioè, mi sai dire anche l'ordine alfabetico? No, sì, no, era per non dire queste, insomma, per non dare delle importanze. Sai, questi aspetti tuoi mi piacciono tantissimo, sì, perché tu li dici così ridendo e ti vengono spontanei. Sai perché? Perché secondo me tu hai
talmente a cuore questo gruppo, si capisce, sai, dalle mille attenzioni, anche magari che nessuno nota, ecco, voglio dire, questo ordine alfabetico per non mettere prima una, cioè questo grande amore che tu hai, questa grande passione, questa grande riconoscenza anche in questo gruppo. Si avverte molto. Sì, io credo che quello che succede sul palco, ok, uno dice lo faccio di professione, oppure sono un professionista, vado, faccio la mia parte, suono, sono bravo e fine. Io amo anche creare gruppo, creare armonia anche sia sul palco ma anche fuori dal palco, quindi perché secondo me viene tutto meglio. Se c'è armonia, se c'è rispetto, se c'è amicizia, se secondo me viene tutto meglio ed è tutto più facile, quindi ci tengo veramente tanto a creare un gruppo comunque unito e che possa essere gruppo anche giù dal palco. È sicuramente così. Allora, ricordiamo il 29 di aprile, abbiamo detto. Faccio vedere anche E ecco, la locandina. esatto, per poter gustarsi questo spettacolo meraviglioso, Club 27, come dobbiamo fare? Qual è un Sì, po' allora, la come c'è procedura? su questa locandina, ma c'è anche sul sito C'è del sul teatro, sito perché sul del sito del teatro. teatro ci sono tutti i numeri per telefonare, c'è un cellulare, c'è un fisso, c'è la mail. Con noi sul sito del teatro c'è già il Club 27 nel Quindi Teatro programma. De André, Teatro Casal De André, Grande, andate sul Reggio sito, chi non ha Emilia. visto la locandina in giro perché ormai è un po' in giro, andate sul sito, telefonate, ci sono i numeri e vi, insomma, prenoteranno il C'è biglietto. ancora Quindi. possibilità quindi di prenotarsi, sì, Assolutamente quindi sì, c'è ancora ecco. possibilità anche perché abbiamo aperto le danze da Ah, poco. da Sì, poco, quindi. quindi è una 10 giorni No, anche che perché abbiamo iniziato. effettivamente c'è ancora un po' di tempo, Sì, insomma, poi dal con 29, Pasqua però abbiamo detto insomma. magari la gente pensa molto a Pasqua, quindi Esatto. dopo Pasqua scateneremo la nostra. L'inferno, si può dire, Scateneremo scatenare l'inferno, l'inferno, esatto. citando un noto film. Quindi dal Esatto. 29 aprile, quindi attivatevi già per prenotare ovviamente il posto meraviglioso per questo spettacolo, però poi noi torneremo su questo tema, nel senso che io magari lo ricorderò strada facendo, proprio perché, insomma, Assolutamente, perché grazie, non tu sei vadano via sempre. troppo in fretta i biglietti, quindi giusto che appunto le persone abbiano questa opportunità. Un'altra bella scommessa, la tua, però insomma diciamo Sì, è che una scommessa. Questa è una scommessa perché come il Divina non non l'aveva mai esiste fatto un. nessuno, cioè No, questo non l'ha mai fatto nessuno. format. Magari hanno dedicato delle musiche o dei balletti o qualcosa a questi 7 personaggi, magari anche unendoli, chiamando il Club 27, ma nessuno ha mai fatto il racconto del Club 27 unendo i punti in comune tra queste 7 stelle. Per cui è una bella sfida. Chissà. Sorrido perché tu pensi, sai, no, no, vabbè, dai. Mi sarebbe piaciuto che tu fossi la loro manager. Stavo pensando questo. Tu pensa averli tutti e 7 sotto, pronti, lì ad ascoltarti e gestirli tu. Sarebbero Ah, con me c'è da ancora correre. vivi, secondo me. Secondo me sì, perché poi io lo sai, Sarebbero tu lo ancora sai. vivi. Esatto. No, sarebbe stato, chissà, No, tra chissà, ti l'altro nei guarderanno. racconti, in 2 o 3 casi sono stati proprio i manager a portarli alla rovina e lo Ecco, racconteremo. Sì, infatti. e lo racconteremo proprio bene. Ah, Quindi quindi in quel caso il manager senza manager. scrupoli, che li hanno portati alla rovina o addirittura alla morte, per cui sì. Sai, loro magari si È sono che tu sei affidati. troppo Si giovane, sono dovevi affidati alle. nascere molti anni prima, una vita fa, Dovevano diciamo affidarsi alle così. cure della Mercury, E non a dovevate questi affidarvi alle cure squali, della questi sciacalli Mercury. che li hanno rovinati, Esatto. sì. Ed è un problema molto attuale anche Sì, questo, per certo. cui ci sono tante, tante cose, tanti spunti di Tanti riflessione. spunti di riflessione che tu sempre poni col tuo sorriso, col modo anche ironico nei tuoi spettacoli, posso dire, perché insomma prima appunto no, ma è così, è la realtà, insomma abbiamo visto appunto con Divina, eccetera, le riflessioni, la cultura, c'è sempre uno spazio dedicato a questi grandi del rock, alla tua bella musica, la musica che tu senti, che ovviamente che ha fatto, ha segnato pagine di storia della musica mondiale, però con anche sempre questi aspetti interessanti, in questo caso anche un po' l'intrigo, la curiosità, il mistero. Insomma, un po' c'era la signora in giallo, la signora in rosso. Beh, c'era anche la signora in A rosso, me piace pensare, non so se abbiamo un 30 eh? secondi, mi Certo. piace pensare, come quando pubblico gli almanacchi e scrivo questo libro, che le persone che non conoscono queste storie poi se li vadano a leggere, se li vadano a Certo. vedere, Eh sono,
voglio fare la Piero Angela della situazione, l'Alberto Angela della situazione, non faccio assolutamente questo tipo di cultura, però magari dice, ah caspita, sai, ma questa cosa qua di questa lettera, aspetta che vado a vedere, ma chi era Brian Jones? Ma davvero è stato il fondatore lui? Rolling Stones tutti pensano ai Mick Jagger, Keith Richards, ma il nome l'ha dato lui, ma sai, ma chi è? Aspetta che vado a vedere. Quindi adesso non voglio, ripeto, la Mercury Angela, la divulgatrice, Francesca Mercuri, la divulgatrice scientifica della situazione, lasciamo farlo altro, però comunque è modo anche di far cultura, perché tu racconti cose che poi la gente va a vedere magari. Beh, guarda, a me è capitato, l'ho fatto, perché per preparare ovviamente questa scaletta mi ha incuriosito molto, mi sono documentata e ammetto senza vergogna che tante cose non le sapevo. Una teatro vede, sente questa cosa, poi se la va a cercare, chissà. Fantastico. Sarebbe bello. Senti, poi ci farai sapere com'è andato, però. Assolutamente. Ecco, quindi assolutamente. La leggenda del Club 27. Incrociamo le dita, speriamo che vada bene, che la gente venga in teatro, che piaccia questa cosa, e poi ti racconterò. Poi ci racconterai, ma andrà sicuramente bene. 29 aprile, De André, teatro, appunto, Casal Grande di Reggio Emilia, Club 27, questi magnifici set che hanno in comune, oltre alla grandissima capacità ovviamente di fare musica, anche però il fatto di essere morti in circostanze, alcune anche molto misteriose, che scoprirete un po' anche nel corso della serata, morti a 27 anni. Francesca Mercuri, grazie. Grazie davvero, grazie a te, come sempre. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.